Il catetere venoso periferico è un importante dispositivo costituito da un sottile tubicino di materiale plastico biocompatibile, assemblato in maniera differente secondo la sua specificità. Il posizionamento di un catetere venoso periferico è indicato in previsione di una terapia endovenosa che comprende infondere soluzioni che possono essere terapeutiche, idratanti, nutrizionali o a scopo diagnostico, infondere farmaci, somministrare sangue e o emoderivati, preparare il paziente per un intervento chirurgico e nei casi di emergenza. In particolare, il cateterismo venoso periferico è indicato quando si utilizzino farmaci ben tollerati da vene periferiche a basso flusso ematico, sia utile un accesso per un tempo breve, sia presente un alto rischio al posizionamento di un catetere venoso centrale e sia presente un valido patrimonio venoso periferico. In alcuni casi la terapia endovenosa è necessaria perché alcuni farmaci non possono essere serviti a livello gastroenterico o comunque, se somministrati per via intramuscolare o sottocutanea, sarebbero irritanti. I vantaggi consistono nel fornire farmaci, liquidi, supplementi nutritivi quando il paziente non può assumerli né per via orale né per via intramuscolare. Ciò permette inoltre una somministrazione controllata, nel senso che il dosaggio del farmaco è più preciso. Gli svantaggi invece consistono nel ridurre i movimenti del paziente, la deambulazione e gli spostamenti e dal punto di vista economico perché in relazione agli altri tipi di terapia la terapia endovenosa risulta la più costosa. Esistono due tipi di presidi per l'accesso venoso periferico e si distinguono in aghi a farfalla, detti anche butterfly, e cateteri mandrinati da endovena, che a loro volta si suddividono in cateteri mandrinati da endovena tipo Angioset e cateteri mandrinati da endovena tipo agcanula. La scelta della vena è importante perché può condizionare il risultato della terapia endovenosa. Si consiglia perciò di preferire vene superficiali, facilmente palpabili e rintracciabili e sufficientemente sviluppate. Evitare di usare vene di un braccio ematoso o comunque escludere vene che presentano sclerosi, ematomi e risultino doloranti. Nella scelta della vena, preferire la puntura dell'estremità distale della vena, riservando punti più prossimali per un'ulteriore terapia endovenosa. Preferire il posizionamento del catetere lontano da articolazioni mobili come il polso o il gomito. Prima di procedere al posizionamento è necessario accertarsi delle condizioni cliniche del paziente. Se esistano quindi limitazioni che possono rendere particolarmente complicata la procedura. Inoltre è importante valutare la prescrizione della terapia, in quanto deve specificare la data di inizio della terapia, il tipo e la quantità della soluzione, le sostanze aggiunte e la loro concentrazione, la velocità, il volume e la durata dell'infusione. Infine, deve essere firmata dal medico che l'ha prescritta. Eseguire il lavaggio sociale delle mani per evitare la contaminazione del materiale e prevenire le infezioni crociate. Per prima cosa, l'infermiere provvede ad individuare e organizzare tutto il materiale occorrente. Due cateteri del tipo e del diametro prescelto, soluzione antisettica, batuffoli o garze, telino salvaletto non sterile, laccio emostatico, guanti monouso non sterili, prolunga di 10 cm con rubinetto tre vie e tappini sterili non perforabili, cerottano allergico, medicazione in poliuretano trasparente specifica per catetere venoso periferico, soluzione infusionale con deflussore, visiera di protezione, contenitore rigido per lo smaltimento di aghi taglienti. Come per qualsiasi manovra invasiva, prima di inserire il catetere occorre informare il paziente, chiarendo con parole semplici la procedura e le motivazioni per cui si è resa necessaria. La descrizione delle sensazioni che il paziente proverà durante la manovra contribuisce a ridurre l'ansia. È fondamentale dunque assicurarsi che il paziente abbia compreso ciò che è stato spiegato per ottenere il consenso a procedere. Assicurare il comfort e la privacy del paziente. Invitare quindi la persona ad assumere la posizione più confortevole.
scoprire la sede di inserzione, rimuovendo bracciali, monili o orologi se presenti. Valutare le condizioni igieniche della sede, se necessario lavare l'arto. Per quanto riguarda la presenza di peli, non è necessario, secondo le ultime linee guida, effettuare la tricotomia. Nel caso sia proprio necessario, però, utilizzare forbici o clipper chirurgico.